evolvere le esigenze, a evolvere la comunità tenendo conto delle esigenze, osservando che quali sono le segnalazioni di utenti del miglioramento, la promozione del sistema operativo e della comunità stessa. Sono rimasti pochi minuti. Perché siamo tutti stanchi, con le facce anche degli altri membri del LUC. Faccio parte del WASP, cioè standard.org, la controparte italiana per la diffusione degli standard. Infatti qui parliamo di standard, in sostanza, tecnologie aperte e libere soprattutto. Partecipo anche insieme a tutti i membri del LUC a svariati eventi, diciamo, grassroots, cioè non gestioni ufficiali, siamo qui in maniera abbastanza informale. Faccio parte del WASP, che è un consorzio per la sicurezza delle applicazioni web. L'OWASP è una cosa simile, anche se più orientato verso gli strumenti, poi ho finito. Web of Trust di Toot, di Caset, poi per chi vuole potrebbe anche metterci d'accordo per fare la certificazione. Membro dell'HVG e di IWA, per la quale partecipo ufficialmente a questo talk. IWA è un'associazione no profit in cui tutti si possono iscrivere per tutti i professionisti del web. In sostanza tramite IWA, appunto, sto anche qui per questo, perché è tramite IWA che io personalmente lavoro nei gruppi di lavoro del WC. Per cui cominciamo un po' a vedere effettivamente come sono fatte le azioni semantiche oggi. Cioè c'è il pupazzetto con la ruota che dice ehi, qui c'è una ruota, si può usare, e tutti dicono no, grazie, non ho tempo, e continuano con il loro carretto a portare i macini con le ruote quadrate. Questa è la situazione attuale. Il talk si chiama appunto il web del futuro perché bene o male siamo azioni che sono strutturate secondo triplette o triplia, a seconda se vogliamo dirla all'inglese oppure quella all'italiana. Tutti i dati dunque sono rappresentati da un soggetto, da un predicato e da un complemento oggetto. L'esempio pratico, in questo caso sono particolarmente egocentrico, in sostanza io mi chiamo Simone, cosa che vi ho detto anche prima, per cui vi ho dato un'informazione strutturata secondo, diciamo, la logica matematica dei predicati del primo ordine, la parte computabile ovviamente, in cui io sono il soggetto, in cui io posso essere una risorsa, può essere il mio sito, può essere, facciamo conto, l'indirizzo X. Il predicato è invece la proprietà, tipo io ho un nome, che sono, mi chiamo Simone, ho un nome di eccetera, e Simone è il mio complemento oggetto. Tramite questo modello, che è un modello astratto, un modello di tipologia di dato, che poi ha più rappresentazioni, effettivamente io posso descrivere tutto, dalle persone tramite un vocabolario che si chiama FOAP, i progetti tramite un vocabolario che si chiama TOAP, e in sostanza più o meno tutte le cose che noi possiamo avere. Questo è un esempio di tutti, diciamo, i dati che noi possiamo descrivere e come possiamo metterli insieme. Progettare un'applicazione semantica dunque in realtà è molto molto simile, in realtà, per quanto anche prendendo l'autobus possiamo, questo bus di RDF, cioè del Resource Description Framework, che in sostanza non è altro questo, diciamo che abbiamo il flusso di dati, dei filtri, che adesso vedremo, RDF c'è, cioè questo modello di dato, e poi tutti i vari nostri flussi, cioè gestione delle risorse umane, tracking di cose, processi, ordini, controlli, diciamo, di catalogo o qualsiasi altra cosa. Tutto questo si può spiegare bene con questo modello. Quali sono dunque, diciamo, un po' le applicazioni che possiamo usare con questo semantico? In sostanza tutte. Diciamo che in sostanza abbiamo... Sono uno studente qui della Sapienza, sono ormai un affezionato perché sono 9 anni e ancora non finisco la triennale. Per evitare che le persone copino le mappe e i dati proprietari, che siano di Teleatlas, che siano della TomTom, insomma, adesso non voglio fare nomi specifici perché non so quali siano le responsabilità, comunque sia, è possibile che questi errori vengano fatti apposta proprio per evitare di copiare le mappe. Vengono chiamati dump del planet file, ossia, diciamo,
una esportazione generale di tutto il dataset. Praticamente era andato a chiedere, non so se insieme a qualcun altro, i dati che il governo della Gran Bretagna, del Regno Unito, aveva riguardo alle mappe dei vari comuni, delle varie città, ovviamente sempre sotto la filosofia che la mappatura fatta dai comuni, dallo Stato, viene fatta con i soldi dei contribuenti, e i contribuenti teoricamente dovrebbe tornare, ovviamente non sempre è così, soprattutto in Italia ci sono adesso dei tentativi di farli. Mentre questa è Baghdad, però è StreetMap. Per Baghdad, durante la guerra in Iraq, è stato fatto uno sforzo collaborativo per farla tramite delle mappe da satellite. Noi abbiamo la possibilità, per le piste ciclabili in tutto quanto il mondo. Naturalmente non si mappano solo le strade, si mappano appunto. Nessun project management, non ci sta un consiglio che delibera dove deve andare. GPS e taccuino, ossia basta avere un GPS e un GPS logger o un'architettura plugin, quindi vi sono vari plugin per ogni tipo di esigenza, la licenza è GPL. Quindi sul sito di OpenStreetMap che cosa è già mappato e che cosa no, oppure che cosa è mappato male o zone in cui ci sono errori. Download le tracce grezze dal sito di OSM, naturalmente prima di fare l'upload di dati in .org, è fatto in flash, quindi ovviamente c'è bisogno del plugin flash. Ci sarà la possibilità di utilizzare dei layer QMS, ossia StreetMap, almeno dal punto di vista del server centrale. Non voglio stare a approfondire, potrebbe diventare ancora più noioso. Abbiamo due principali renderer, ossia due principali software che prendono i dati di OpenStreetMap e li presentano nella mappa, tutto quanto OpenStreetMap, e vengono inviati a vari client e sali di nuovo. Guarda i dati proprietari, abbiamo un Map Zero che sono i nuovi sviluppi che sembrano portare la pace, ed è caduto un altro muro tra quelli di Berlino, tipo una StreetMap. Solo la mappa che si desidera, ossia posso avere una mappa dei vari progetti che sono all'interno di OpenStreetMap. Come vedremo poi c'è la possibilità di collaborare in varie maniere, perché ovviamente siamo molto i progetti sono più variegati. Ovviamente il routing dipende molto dalla qualità dei dati. Se mi dimentico questo è come partecipare. Ci sono, come detto, tante possibilità. Se si conosce Java, se si conosce Flash, Ruby, PHP, XSL, Perl, C, JavaScript, eccetera eccetera. FedInLight @gmail.com. Mentre il sito del progetto Smarender Frontend, che ha per tipologie di file diversi. Questi due comandi stampano di default l'output sullo standard output, che è lo schermo. Lo scopri su internet. Perché il client deve sapere che tipo di software, per quale distribuzione, chi è il maintainer. Un intervento importante, l'ingegnerizzazione dei processi che riguardano il mondo dell'information technology, utilizzando strumenti open source, in particolare l'esperienza che abbiamo vissuto, vivendo in Banca d'Italia. Ma questa è un po' la scaletta della presentazione. Prima ci sarà una designazione dei concetti di cui vogliamo parlare, e successivamente il caso concreto in Banca d'Italia, e poi vogliamo vedere il ruolo, quant'è l'utilità di ingegnerizzare i processi a fronte di invece un sistema che non utilizza un ingegnere. Dunque, io sono Claudio Panichi del servizio che vuole qualcosa, le cose si sposano insieme e quasi sempre nel corso degli anni cambia. E uno si trova su migliaia di sistemi per un parcours preconcetto. Questo ovviamente un po' stravolto il modo di lavorare, ma per
dato risultati insperati. Chiaramente tutto questo produce sistemi con una velocità enorme. Questi sistemi non possono essere abbandonati al loro destino, ma c'è una altrettanto idonea infrastruttura di monitoraggio, come vi ho detto. Attualmente ci sono varie distribuzioni in utilizzo, ma quella diffusa, più diffusa in massima parte, è la Red Hat Enterprise Linux. Su questo per motivi approfondiamo al prossimo slide. L'altra componente fondamentale è il software repository, cioè un punto unico dove si trovano tutte le informazioni relative al software e un catalogo, diciamo, di prodotti disponibili, un sistema di virtualizzazione che è XAMN e un gestore di configurazioni centralizzato. E infine, insomma, non meno importante, un sistema di monitoraggio che è basato su Nanjos. E poi vedremo anche un prodotto che stiamo provando, sempre in un'estensione di Nanjos, che si chiama Nardis. Sente bene il microfono? Insomma, devo installare 1000 sistemi e dare 1000 volte diretti di installazione, ma devo unicamente creare questi file iniziali di testo che poi mi permettono un deploy di tutti i sistemi. Poi della distribuzione di cui abbiamo bisogno nelle varie architetture, ne devo esportare più distribuzioni, insomma, un server web è un tool che è stato inizialmente predisposto da, cioè inventato, tirato fuori da Fedora, Virtist, e poi è stato preso da Red Hat, e poi è stato preso ormai da Ubuntu, appunto, cioè tutte le distribuzioni, ma non solo, adesso vedo anche altri tipi di macchine, altri tipi di virtualizzatori, quali QEMU e altri. Insomma, si interfaccia con SEME fisiche, parametri di rete, file system e quant'altro, in modo che un operatore che attualmente deve installarlo, viene dato un menu all'avvio, sceglie la macchina che sta installando, e quella grazie al fatto che ha un kickstart, non fa più nessuna domanda e prepara il sistema fisico, quindi per la macchina fisica. Nel caso dei software repository, vanno insomma ricostruiti in circa 2 ore. Quindi infrastruttori e kickstart o file analoghi su altre distribuzioni o anche su Windows. Per quanto riguarda il secondo step, che è quello che è forse più complesso, è la gestione delle configurazioni. Quest'ultimo aspetto, che forse è uno dei più utili dal punto di vista sia del luogo di lavoro che di chi lavora, per la tua macchina, cioè dell'ambiente lavorativo, è più lungo del ciclo di vita della macchina hardware. Ossia, noi per esempio facciamo contratti in cui ogni 3 anni, rinnovabili a 4, le macchine hardware vengono sostituite per obsolescenza. Questo per anche per evitare, non è che aspettiamo che i pezzi cadano, diciamo, dei server per sostituirli. Questo vuol dire che per tantissimo tempo, in tanti ambienti ancora così, il lavoro di migrazione degli ambienti è lunghissimo, cioè richiede quando tu cambi hardware, magari non avresti, dal punto di vista dell'applicazione non avresti nessun bisogno, è benissimo così, però quando lo cambi per 4 anni l'hardware che c'è oggi sicuramente non c'è più, non sei più compatibile con un nuovo ambiente dove stai andando. Devi collaudare magari nuovi database, nuovi release, nuove cose che non avresti mai fatto, magari non avresti perso 5 mesi di preparazione per la migrazione. La macchina virtuale, tu la spegni da una parte e l'accendi all'altra. Quindi, tant'è che vengono usate anche per, se c'è amici, insomma, sistemisti o meno, che hanno applicazioni che giravano solo su Windows 95 e vivono ancora grazie alla virtualizzazione.
Adesso guarda, se io con proxy, proxy nel 2004, nel 2008, sarà lo stesso del proxy nel 2020 probabilmente, insomma fai il proxy, come fanno dagli anni 70, quindi io aspetto che, perché devo cambiare hardware, portarmi dietro tutto e sperare di vedere le configurazioni, perché alcune cose sono legate all'hardware. La virtualizzazione lo vedi come uno strato di fondamentale di astrazione all'hardware. E ormai quella SAN, la storage network, quello fa, ti estrae dai dischi, tu non vuoi più sapere quanti sono, dove sono, stanno i RAID, come lo configuro, tu chiedi alla persona che gestisce la SAN, mi dai 500 giga con una tale ridondanza, tal dettaglio, i backup fatti così così, tu non puoi sapere dove vanno le fibre ottiche, la SAN ti virtualizza questo, quindi se domani io cambio il pezzo di ferro il mio server, sposto la fibra ottica, ritiro sulla macchina virtuale, basta. Ho finito, la migrazione è fatta, un'ora, diciamo, per dire non è mai un'ora, chiaro, perché uno si perde la fibra, magari. Però in generale i tempi non sono comparabili. A livello numerico, diciamo, le persone di 130 ambienti, quante persone diciamo, allestiscono e gestiscono? Allora, qui le funzioni sono separate, comunque c'è chi diciamo, disegna, e progetta e mette in esercizio, poi consegna alla funzione di gestione, che gestisce non solo questi ambienti ma molti altri, dai mainframe, le macchine Windows, tutto quello che insomma, ci può essere un CED. A livello numerico, come progettazione e implementazione, siamo 5-6, diciamo, 5-6 sistemisti per quanto riguarda la parte di progettazione e allestimento. Per la parte di gestione il personale è molto di più, ma è disposto su turni, quindi sono di soldi che non vorrei, diciamo in turno mediamente ci stanno 5 persone, 8 persone della notte, ci stanno mi sembra 6 persone, ma controllano tutto, non sono solo 300, controllano anche questi 330, ma anche un'altra migliaia, insomma, quindi veramente loro non hanno uno skill tecnico in grado di attualmente, insomma, di intervenire a caso di grosse problematiche, chiamano comunque il secondo livello che è disponibile per, in maniera verticale sull'infrastruttura. Questa azienda si occupa in particolar modo di animazione e nell'ultimo anno, perché siamo qui di fatto, abbiamo iniziato a lavorare con sistemi e software open source. Inizio del terzo millennio. I nostri cervelloni del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, durante le loro ricerche, si sono imbattuti in una scoperta eccezionale, il segreto dei viaggi nel tempo. Un giornalista e il suo cameraman sono stati inviati nel futuro per scoprire se l'incessante lavoro... Allora, adesso io accenderò.
10 Linux certificati. Okay. Scaricando il demo, compilandolo e comunque gira per tutte le piattaforme da Linux, Mac e fully rootable. Ovvero, sapete, comunque avete sicuramente sentito dire tutti il termine NAT, che sono che è il sistema, diciamo, classico che quando un elicottero robot che si scrive comandabile con il linguaggio open, microcontrollore dell'Atmel controllato. Allora, se cominciate a prendere posto, decidete se volete. Certi. E sono qui per presentarvi questa nuova certificazione su Linux. La certificazione si chiama Linux Cert. È stata sviluppata da una società che si chiama Esistit.